molto particolare che è quello delle culture, autonomie, identità e autonomie, quindi già la denominazione stessa la dice lunga su quello che sarà la mission dell'assessorato, quindi valorizzare il più possibile il patrimonio culturale locale, quindi in stretto raccordo con i comuni, con le autonomie locali e con i territori. Infatti farò a breve un incontro con l'ANCI e con gli assessorati alla cultura dei territori per sentire anche da loro quali sono le esigenze principali e avere anche delle proposte che provengono dal territorio. Quindi ci teniamo ad avere un contatto diretto con le singole specificità territoriali per valorizzare al meglio quelle che sono le singole specificità di un territorio vasto come quello della Lombardia, che va da Varese a Mantova. Una sfaccettatura di culture, di tradizioni che vanno tutelate, ma non solo tutelate, anche fatte conoscere ai più, anche al di fuori dei confini lombardi. No, la cosa interessante è che tra queste identità, tra queste caratteristiche identitarie della Lombardia, c'è poi anche quello di essere invece una regione aperta internazionalmente, no? Sì, quindi questa cosa fa parte dell'identità. Proprio... E quindi appunto in questo c'è il ruolo dell'arte contemporanea, che poi esatto. Ci dica lei se considerate strategico, se considerate un fatto, sì, fatto che lei sia qui. La mia presenza qui oggi, che anzi ne approfitto per portare i saluti dal presidente Maroni, che non ha potuto partecipare ma avrebbe partecipato volentieri, comunque vengo io in sua... portare il suo saluto, i suoi auguri di buon lavoro. E quindi questo già testimonia l'interesse e la sensibilità di Regione Lombardia e della Giunta Lombarda per l'arte contemporanea. Qui oggi ho avuto modo di vedere la prospettiva internazionale di questa manifestazione, quindi penso che la sfida più grande sia quella di conciliare la tradizione con l'innovazione, quindi valorizzare il patrimonio culturale, storico della nostra regione, ma guardando anche al futuro ovviamente. Quindi il discorso identitario non è appunto, per questo è importante per il settore dell'arte contemporanea, non è una chiusura, ma è anche valorizzare l'identità di internazionalizzazione, certo, che ci ha sempre avuto questa città e questa regione. A proposito di regione, l'assessorato alla cultura quali progetti ha di medio periodo, quindi di legislatura fuori Milano, cioè nelle altre province della Lombardia? Ma adesso stiamo valutando una serie di iniziative, alcune già previste per l'anno in corso, altre che vorremmo potenziare. Io ho una proposta che ho fatto giorni fa e che vorrei portare avanti, spero di riuscire a realizzarla compatibilmente poi con le esigenze delle altre regioni, cioè creare una carta musei che sia valida anche nell'ottica ovviamente del progetto della macro regione, che sia valida per Lombardia, Piemonte e Veneto, in modo tale anche in funzione dell'Expo di avere una sorta di carta musei per il turista straniero che viene in occasione dell'Expo a Milano, ma che ha agevolazioni per visitare i musei a Venezia piuttosto che il Museo Egizio di Torino, quindi sarebbe bello potersi correlare con le altre due regioni che stanno già sperimentando fuori. Quindi possiamo dire il progetto politico, leghista di macro regione, poi sì, ha una caduta anche culturale, sul turismo, network, che può essere anche appunto uno strumento per valorizzare il turismo e quindi tutto un indotto economico che in tempi di crisi può essere un buon strumento, uno strumento positivo per generare occupazione, sviluppo. Magari, visto che siamo a MiArt, può essere poi in un futuro una sinergia con l'altra fiera internazionale, che è la fiera di Torino, artissima, che magari in un medio periodo può vedere delle sinergie fra queste due fiere, in periodi diversi dell'anno, quindi in quest'ottica. Sì, ovviamente sarebbe una buona idea. Grazie, assessore. Grazie a voi.